Ciao. Ciao Marco. Ciao Simo. Sto andando a finire Alone in the Dark così lo tolgo. Alla fine l'ho comprato su PC. Va bene, tranquillo. Allora, eravamo arrivati qua. Perché c'era. No, è scuro, vabbè. Stamattina è così. Allora, dovevamo parlare qua. Mr. Saunders had sold a valuable painting to Thornhill, hoping the money would carry him to wherever he was going. The painting, now leaning on an easel in Thornhill's bedroom, had a certain mesmerizing gloom that seemed to call out to me, telling me I was needed for something important. I felt myself falling into the painting, only being brought back by Thornhill, thrusting an address to a Hotel St. George into my hand and asking me to get the hell out. Ok, apri qua, che mi ricordo che c'era subito I can't uno. remember this at all, but I can't say it didn't happen. Pirla, a giocare con gli altri giochi mi sono dimenticato i tasti. Dovrebbe esserci Ammunition. Che furtivamente gli facciamo fuori. Dai, mi ha fatto sprecare tutti i colpi. Ok, ed è morto. No, non voglio andare. Questo, adesso arriva l'altro, che gli ultimi sei colpi. Uno. Ok. Qua. No! Non ho più niente per. Cazzo, ne è rimasto uno. Dammi munizioni. Non ci sono munizioni. Via, scappa! Dammi munizioni! Un altro! Munizioni! Dai che li facciamo fuori! Dove sei? Colpo. Non sono morti. Chiusi fuori. Sai che sono messo male? Ah no, c'ho 5 colpi di fucile, adesso ti apro, non me ne ero accorto. Vieni qui. Dove sei andato?
Eccoti qua. Ciao. Facciamo anche quello là. Dai. Vieni, vieni. Vieni. A posto, li ho fatti tutti. Ma stai guardando la live, Marco? Sì. Ah, ok, ok. Ce l'hai con Tuia. Sì, rovinare il divano sta scema. Coi denti poi, magari è per quello che non c'ha. Con le unghie, con le unghie. Non ha più denti quel gatto. Ti stacco la testa. Devi chiamarla sdentata. La chiamo stronza, la chiamo, non sdentata. Mamma, micio bau bau. No, micio bau bau è qua di fianco a me che dorme. Infatti, ti stacco in zampettine, ti stacco. Così non niente. Candelabro. Ah, candelabro lo uso per picchiare. Minchia. Ma mi dice di andare di là? Cosa devo fare? Come faccio a passare? No. Devo andare di là. E come ci vado di là? Mi è chiuso. Qua cosa c'è? Ah, il campanello da suonare. Ah, da qua. Ieri sera sono arrivato a 300 su 500. Ottimo, buono. Oh, io ieri sera non ce la facevo più, tutto il giorno che giocavo là dentro. Mi avete abbandonato Cos'è stata la mattina, pomeriggio, mi avete abbandonato. Grazie, alla mattina tu dormivi. No, veramente lavoravi, mi hai detto. Ok. Lavoravo ieri. Lascia sta che oggi. E questo? Il fantasma di qua. Questo si è schiantato. Sarà stato ubriaco. Vediamo. Probabile. On my way to the hotel, the Morton gang caught up with me. I owed them. Aspetta. I can't remember what for. Probably some dumb gambling debt broken in size for each payment missed. I punched one of them out and I sent the others packing. Cos'è che sento un rumore? Vai per parlare adesso. Ok. Sto dicendo. Via. Ok. Adesso ci sei te. No, perfetto no. Ok. Vita. Ah, già presa. Ah sì, tu sei in ritardo, giusto, giusto. Vado, ti ricordo. Vedo il video, ti dico. No, ho letto, per... è in ritardo per essere... come si dice? Rispondere in tempo reale sulla chat. L'ho induato fuoco. Ah, ma è uno di quelli grossi. Ah, è morto. Ok. La notte dei falò. Eh sì, perché gli ho dato fuoco. Non l'avevo mai fatto.
L'ho abbrustolito, Marco. Prepara la griglia. Poi, ti dicevo, la mattina ho giocato con Andre, che ci siamo fatti tutti i dungeon. E ieri sera... No. E ieri sera poi li abbiamo fatti anche con voi. Poi sono andato a mangiare la mamma, sono tornato, ho rigiocato che tu non c'eri, e alla sera mi sono rimesso a giocare ancora dopo mangiare, non ce la facevo più. Sì. Mamma mia, quante scuse. È vero, tu non ci sei mai. Ok. Comunque, il fantasma siamo noi, Tovagliolo insolito. Uno di tre. Questo mi manca la croce, quella è pericolosa lì. Qua mi manca uno. Qua tutto. Qua ho preso tutto. Qua me ne mancano due. Tutto. Uno. Una maschera. Ho preso tutto. Ok. Vediamo cosa avevo... Oh, ho sentito qualcosa muoversi. Conto dell'hotel. $12. Costava un cazzo. Grazie, Rob. Sì, nella cassa. Nella cassa trovi proiettili. I found it. In the hotel ledger I recognized the handwriting of the signature. Ted Stryker. It was him. I could feel it. It was the kidnapper I was hunting. I put on my knuckles and hurried up to his room. Ok. Something about that name, Ted Stryker, rings a bell. Feels vaguely familiar. Lui è scomparso, quindi devo andare su. Filo rosso va su. Un topo. Ancora più su. Prendiamoci. I recognize this room. Biglietto da visita. Biglietto da visita. Visualizza. But I didn't catch up with them here. I must have followed them. But where? Thales. Mappa. Cosa devo fare con la mappa? Biglietto da visita. Chiave delle... E vai. Non ho niente, mi manca qualcosa. Ah, qua. Foglio per terra mancherà. Fammi vedere. Elenco telefonico. Una pagina strappata di un elenco telefonico. Ah, devo spostare gli indizi. Allora. Capovolgi. Dottor Wood. Tommy Gale. The Wit $300.
leggere. $350, vabbè, non riesco a leggere cosa c'è scritto là. Ah, c'è scritto sotto il dipinto, ok. Adesso che io capovolti tutti, cosa devo... Ah, dovrei metterli. Fatto. That's right, he was running away, ditching his old life and marriage in New Orleans to find something better in Tallahassee. Altro video. With him against the will of the mother. That's why she hired me, but I stopped him. I caught up with him at the Pearl River Bridge. Quindi devo riuscire, perché il filo rosso si interrompe qua. Quindi devo riuscire dalla stanza. Oh, sono di nuovo alla palude. This is where I caught up with them. This is what the dark man wanted me to revisit. Good. But I'm still not seeing it. What am I forgetting? Matta psicopatico. C'è la barchetta in Canada. Però prima guardo cosa c'è qui. Vediamo la barchetta, se posso usarla. Non ancora. Ok. Sicuro la userò quella barca. O sono arrivati in barca? No, perché sono arrivato dall'hotel nel sogno. Qua cosa c'è? L'accetta, sì. Prendimela però. Ok. Nell'accetta non c'ho niente. Scusa, eh. Al massimo. Non ce l'ho l'accetta. Che stai a da? Che stai a di? Detective. Trova il disegno mancante nella... Intercetta il rapinatore. Cerca le lastre. Ma mi dice che c'ho... No! Testa di cazzo, ho bevuto. Vabbè, c'ho la vita al massimo. E perché non prende l'accetta? Vabbè. Ah, vuoi vedere che dovrò affrontare quel coso là cieco? Dici quello enorme? Sì. Allora preparati. Perché l'avevamo lasciato qua. Sì, è vero. Anche perché mi sta dando troppe munition. Troppe? Sì. Allora preparati. Eccolo, già lo... Con calma, signore. Muori. 6 colpi per questo stronzo. Per fortuna avevo preso la vita. E mo che mi hai portato qui? Che non c'è niente? Esce? Ma da dove? Da qua? No, non si esce da nessuna parte. È un piccolo cieco. Torna indietro. Non c'è una strada, magari. Cosa sono venuto qua a fare? A prendere il totem? A quanto pare sì. Ah, di qua. E ha fatto. O di qua. E ha fatto attaccare. Eh?
e a farti attaccare. Ah, sì. Di qua c'è la nebbia, non si può andare. I can't go that way. L'avevo già capito io, grazie comunque. La bambina. I can't believe I didn't recognize her. I looked a little different back then, I suppose. Was any of this real? How do you mean? This day, just so much is happening. I think I've lost my head. Do you need me to apologize? I mean, I am sorry. I don't think I can even begin to explain. You're just a kid, Grace. I'm really sorry. I didn't mean for it to happen. Lies. More lies. No, really. I thought I was being a good guy by handing you over to your mother. I didn't know. I couldn't have known that she wouldn't care about you. I don't know how this works. What is this for? Some form of admission of guilt. Maybe acceptance. It's what the dark man wants. I guess we just watch my father die again, then. You think he's alive? I know he is. He's down there, scared that he won't be able to get out, that he will drown with his daughter again. What are you saying? We gotta save him. We? Do it yourself. I'm down there with him, remember? Quindi, questo era ucciso. This all happened so long ago. I have to find a way to get down there. I have to see it with my own eyes. Devo vederlo con i miei. There was a boat at the house where I entered. If I can raise the bridge, I should be able to get to the car. Ah, vedi? C'era una barca là. Devo andare a prendere la barca. Quindi praticamente sta rivivendo quello che aveva fatto nel passato. Solo che non se lo ricordava più. Sì, no, ma c'è anche la strada di là. Qua prenderò qualche cosa di... Ci sono troppi corvi. Signor Corvo, non faccio niente. Rimanga lì. This must be where the bridge is operated. Nothing's happening. It's like something's holding it back. Lezioni vita. Eccola la barca! Vaffanculo! Eccola la barca che devo andare a prendere.
Non posso saltare lì. Non posso saltare lì. Ah, ci sono ste cazzo di liane. Niente, non lo fai con le... Lo faccio col pompo. Sì, con questo. Ok, si sono levate. Gli altri rampicanti di là. Questi stronzi li conosco, erano nell'Egitto. E lì si sta togliendo l'ultimo. No, no. Dov'è? Here we go. We should be able to pilot the boat. Carica! Via, stronzi. Ok, però ho finito le munizioni, cazzo. Sono passato. Quindi adesso giù di qua. Pilota la barca. Ok. Rampicanti anche qua, dovrò spaccare. Oh, ancora sti gran stronzi. No, non devo spararle. Ok. No, però. Ma dai, non è giusto, non c'ho... Non c'ho più munizioni, ci sono anche questi. Che cazzo è successo? Non sono io il gioco che sta facendo sto casino assurdo. Non sento niente. Marco, ho dovuto chiudere il gioco. Vedo. Esplodeva tutto, cazzo. Basta che devi rifare tutto adesso. Thank you.
sei bloccato con l'audio così, cazzo. Dai. Non si capisce un cazzo. L'ho tolto. Non si capiva un cazzo. Dopo ve lo rimetto quando ci sarà una scena. Spero che si migliora. Tu ci sei ancora? No, Marco non c'è più. Simo, aspetta. Sì, sì, ho capito, capito. Ok, siamo arrivati alla barca, vediamo se adesso mi ridà l'audio giusto. Non posso mettere l'audio, dai, che stronzata. Non sono dovuto fare il pezzo senza audio perché è impazzito. Che stronzata, guarda. Eravamo morti. Tutti e due eravamo morti. E siamo nella vasca. Cazzo, il pezzo più bello senza audio.
Vaffanculo, mi sono perso tutto. Cerca le lastre di Jeremy nell'infermeria. Infermeria, dov'è? Infermeria. Quindi dobbiamo andare alle trombe della scala. Però mi dice che non mi fa passare, perché? I think Dr. Gray might be in there. Perfect time to snoop around his office. Vabbè, perfetto. Siamo nell'infermeria, ok. Completato anche questo. Oh. Need the key. Le lastre, eccole qua. Radiografia 1. Indizio, note sulle radiografie. Radiography, patient Jeremy Hartwood, date
June 14, 1930. Plates. Jane's skull proved difficult to capture properly. Partial radiographs worked best. A complete picture of the brain. Sono tre lastre da trovare. Hypothetical psychosurgery based on the ideas by Burkhardt and the St. Petersburg research could end up saving Jeremy's mind. Severing the connections around the frontal lobe would certainly solve most mental afflictions. Volevano fare una lobotomia sto poveraccio. L'altro pezzo di radiografia. Manca la terza, la chiave. Manca un generatore. Ah, l'altro pezzo di 1, 2, 3, eccole lì le radiografie. Ci ha dato la chiave di una delle stanze. Ciao, ciao Matt. È una registrazione, infatti. E ho preso il generatore, il fusibile. Don't mind if I do. Ecco tutti i pezzi del... dobbiamo costruirlo. Ah, ok. Sarà così. Il cervello dovrebbe essere stretto così. Mi prendi l'altra, per favore. Oh.
questo. Oh sì. Ne è una che deve combaciare, mi sa. Non è che magari te ne manca uno? Sì, ma ce ne sarà qualcuna che dovrà combaciare, per forza. Andiamo a vedere. La luce qua, c'è qualcos'altro? Sì, qua. C'è niente. Non c'è ancora la chiave. Perché ce l'ho l'indizio, eh. Guarda, adesso te lo faccio leggere. Assemblando tre lastre. Il cranio di Jamie è stato difficile da assemblare. Ok, vedo che due non c'entrano un tubo. Ne hai cinque. Vedo che due non c'entrano un tubo. Sì, devo capire quali sono quelle da usare. Capire come vanno i cervelli. Proviamo con. Se vedessi qualcuno combacia. Intanto. Ma non è proprio perfetta, vedi? E allora non c'entra un tubo queste due. O non è questo il punto in cui metterlo. Prendi la seconda in alto, aspetta. La più quella in alto, metti la... no, quella in alto, intendevo. Metti la spola, mettila sotto, girata. Metti la dritta. Dritta, questa va così. Perché guarda la, il nome della radiografia. Dritta, questa è così. Ok, e lasciala così allora. Magari sta qua la parte sotto. Va a combaciare con quell'altra. Con questa, no. No, non combaciano. Non riesci a spostare più sotto. E due stanno in piedi, una sta sotto per il lungo, per forza. Se sono tre. E allora non sta quella lì. Non sono quelle lì. Manca una. Questa l'ho fatto combaciare. Manca okay. Questa. No. O questa o l'altra. Ora sotto. Allora era questa qua che andava da sta parte qua. No. Non puoi metterla. Come fai? Ah, dici. Puoi metterla anche in diagonale magari. Queste due combaciano, manca la terza da far combaciare.
che sia così? No. Scusa, metti la dritta. Quale? E spostala un po' più a sinistra. Guarda che c'è in mano. Dritta è così. Metti la dritta. Ok, adesso spostala senza muoverla di un centimetro. Spostala a sinistra e su. E va qua. Sì, ma dice che facendo se andando a vedere se combacia con gli angoli, però non sovrapponendola alle altre. No, perché dovrei spostare l'altra, ma poi questa se la metto così, devo girarla dall'altra parte, devo girarla così. E non va bene, al contrario. Babbo, non lo so, Simba. Che si è sbagliato il sotto o quella lì. Anche questa combacia. No, non combacia un cazzo. Meno che sia sbagliata quella sotto. Scusa, l'indizio cosa dice? Anche esaminando l'immagine sembra l'immagine assemblata, un'ombra ricopre sezioni importanti. Devo far combaciare l'ombra allora. L'ombra ricopre. Allora, se l'ombra ricopre cose importanti, quelle con più ombre sono questa e questa. Quindi togliamo questa. Aspetta, scusa. Se questa la mettiamo così. Ah, ma tre l'altre devono combaciare, quindi no. Non può essere questa. Devo sembrare tre lastre, allora. Facciamo questa. Sembra la parte destra, quindi così. Così è la parte destra. Questa è la parte sotto. No, non può stare sotto così questa. Sai che non lo capisco? Non so, Simo, secondo me va solamente messe una a fianco all'altra o al massimo appena appena sovrapposte. Non lo so. Perché vedi che quella lì è quella la sua seconda fila. Il lobo sembra lo stesso. Quale? Dimmi qual è.
Quella in alto e quella in mezzo, seconda fila. No, quelle due. Quella in alto che hai appena tolto. Ok. Quelle due sulla stessa riga. Ok. Sembravano avere lo stesso lobo, come quella sotto. Una delle tre magari vanno sovrapposte in modo che i lobby la... Quindi tolgo questa. Metto questa. Che sia il sotto questo, così? No, quello è supposto essere sopra. Ok, giriamolo. Io sto dicendo, prova a prendere fotografie dove c'è il sopra più o meno simile e li sovrapponi in modo da renderla un'unica. Quindi questa... Prova, perché non lo so. Così? Più o meno. Più o meno. Vai a sovrapporre i due... le foto, cioè sovrapponile, però non lasciarle così separate. Sovrapponile non può, cioè mettere, mette lui la come mettere, vedi che io posso, non posso spostarle dove voglio. E vuoi spostare a sinistra? Io posso spostarle qua, qua e qua, basta, c'ho tre posizioni. Non le puoi sovrapporre. C'ho solo tre posizioni. Ok. Quindi non possono essere quelle che dove si vedono entrambi i mezzi. Almeno che siano più o meno così, quindi manca la terza da... ma la terza da mettere giù qual è? Sarà è questa? Che è l'unica che va sotto? Deve fare un baciare il... Secondo me quella che c'hai adesso, a sinistra, in alto, devi sostituirla con la bacheca a sinistra in alto. Quella a sinistra, questa, via. E prendo questa. Perché questa qui non ha, non si vede il mezzo come l'altra. Più o meno ci siamo adesso, eh. Addrizza le varie radiografie in modo da farle combaciare. No, l'unica, quella che non combacia è quella di destra. Tua, guarda. Se la raddrizzo... Magari è quella lì. Magari è quella destra. Dove va così. Quella in fondo a destra. Se questa la metto dritta... Magari. Questa la devo mettere... No, c'ero. Così. E due le abbiamo beccate. Manca la terza adesso. Ma quando la lasci perde lì la... Forse ci siamo. L'allineamento. Beccata. Grande Marco. Tranquilla. La radiografia è fatta. Adesso che ho fatto la radiografia, trovo un fusibile, l'ho già fatto, ma è rimbambito. Trovo il resto delle... Ma in caso devo disinstallarla, questo non funziona come oggi. E adesso che ho fatto le radiografie? Questa è chiusa. Questa torna dentro di... No, mi si è richiuso un'altra volta, non posso più riaprirla. Anche questa. E anche questa, quindi posso solo uscire, mo. Che cazzo. Non lo fare mai più. Why does this keep happening? What am I supposed to do? Cosa cazzo? Dipende in mano. Cosa?
cosa deve fare qua? Ah, devo scappare, veloce, Anne. Eh no! Ah, oh sì! Dai, corri, imbecille! Ce l'ho fatta! Beh, se fossi affogato qua, cazzo. And we're back here. Tuia. Sei una monella. Oggi sei una monella. Ah, è un altro puzzle da fare. Bella la focoletta. Famo, c'è sto puzzle. Vabbè, devi costruire l'anemone, quel cazzo che è. Posso ruotarli? No. Non posso ruotarli. Devi vederlo se puoi. Muovi pezzo. Ok, non posso ruotarlo. Quindi. Questa sembra giusto così. E questa così, ma sono in modo sbagliati. Li ho combaciati, ma ora devo metterli giusti. Quindi puoi trasportare sotto i due centrali. Medico, sotto. Bravo. Sembra parte centrale. Usa il talismano per aprire la mente di Jeremy. Però prima di aprire il talismano, prima che vado via. vedi. L'avevo visto. Ma non ho il codice, fermi. Non ho nessun codice. Sì che ce l'ha il codice. Dove? Guarda bene. L'ho visto io. Dove? Guarda bene, togli. Esci. E guardati bene in giro. Ah, l'hai visto qua, ok. Eccolo qua. 641. Quindi proviamo. 6 c'è già. 6 o 9? Proviamo. 3, 6, 4, 1. Ti strappo la codina! Ti ho preso, t'ho catturata, sei mia. Cosa fai? Mordi? Wait. Non si muove. Devo mordi il pezzo di fine per. Non posso andare giù, ok. Ora posso scendere da qua. Bella madonna. This is where Jeremy's hiding, right? Hello?
Is anyone there? Jeremy? I need help! Wait. Can you hear me? I'm stuck in the mud and the fire is taking me. Jeremy, where are you? The motor is dead. I can't do anything more. Hang on, Jeremy. I'll figure something out. I'll get the boat running. Ma vai a fanculo! Quanta cazzo di vita c'ha? Dentro? No, dai, l'ultimo! Morto, non ho più proiettili di niente. 000. Ah, vai di ascia. Per forza. Mi ha dato 3 proiettili. Posso andare giù? The boat's wedged itself right into the bayou. If I get the motor started, I could try reversing back into the river. Però posso esplorare di qua prima. Non posso esplorare di qua. Non mi piace che c'è la bottiglia. Già. Dai, ci sono bottiglie in tutto il tutto il gioco. C'è una Ah, devo suonare la campana. Trovo un modo per entrare nella sala macchine. Non devi suonare la campana. Trovo un modo. È saltato giù. È saltato lui. Ma perché non lo becco? Ma dai, avevo sparato dritto. No. Si è rotta. Non li fa niente l'ascia questa. Vabbè, sono un imbecille però. Bravo. Mamma. Di culo gli ultimi 2 proiettili. Sono tornato qua, ok. Trovo un modo, quindi sotto. Di qua.
Jeremy, where are you? Un orologio. Bussola rotta. Ah, è un'altra cosa. Li sto piano piano li sto completando tutti. Good. Non ho perso quasi niente. Però come faccio a scendere di lì? Oh, bastardo, mi hai preso. E mi hai preso bene. Ma dai! No, basta entrare alle porte. Ok, entra con la bottiglia. Ma io allora c'ho una mira di merda. E m'ha ucciso. Io c'ho una mira di merda, dai. C'è l'una che vuole andare a fare la pipì. E sono le 11, vedi tu. Una adesso ti porto. Pensavo che era vicino il finale, invece no. Mi spiace, Rudy. Cosa? Ammazzo solo questo, Lunina, e ti porto. Intanto questo si può fare qualcosa, no? Perché questa sarà la fine. The winch is powered by electricity. I need to find a way to turn it on before I can use it. Dammi la bottiglia che gli diamo fuoco a quel bastardo, vieni qua. Ok. È una stronzata che con la Molotov si muove a uno all'ora. Perché guarda, oggi voglio di fare quegli orari lì è zero. Ah, è vero che oggi inizi. Che merda. Lascia stare, va, non c'ho proprio voglia, Non immagino. Sarà morto? No. Ma l'ho lanciato prima che mi intaccasse. Quanta cazzo di vita hanno sti qua. Poi per non prendere niente. C'è
C'è una cosa lì da prendere. Ah, lascia. D'altro lato. Prima di andare nell'altro lato, controllo cosa c'è qui. Ah, ci posso andare così. Rincoglionito il gioco. Ah, sono asce, non capisco perché non me le dà. Nasce niente. Qua niente. Looks pretty weak. I just need something to break it. Si è buggato. Adesso ti porto, sto solo scendendo. C'hai ragione. Manca il gruppo elettronico, no, da portare lì. Eccolo, no, serbatoio vuoto. Allora dov'è che tirlo? Qua? Sì. Adesso come faccio? Non c'è più neanche la cosa da dove sono sceso.
da qua. Poi da qua. C'è un organo che suona. Quanti sono? No, dai. Levati. Ah dai, sono dappertutto, via. Ho già capito che devo andare alla nave. Via. Schiaccialo. Ah, ma qua sono tornato. Ma dai, ma andate a fare il culo anche voi. A te però ti posso fare così. Years ago, Frederick needed me to die. You're not making any sense, Jeremy. Come back. Find your focus. Hey, I cheated everyone. I didn't play my part. Hey! I escaped my doom. My destiny. Again, find your focus. Hey, I'm right here. The hell is going on? Oh, everything is wrong. Nothing is in place. I'm right here! Calm down, Mr. Conby. What do you want? Were you not talking to Jeremy right now? I haven't seen Jeremy all day. Are you all right, Detective? No. Actually, I don't think so. Well, maybe. I'm gonna go look for Jeremy. Good. Let me know if you find him. That was Jeremy's self-deceit, a steamboat stuck in the mud. Siamo usciti dalla nave, basta. I'm not gonna pretend I understand any of that. What a bunch of psychoanalytic nonsense. Salviamo e porto fuori Lunina. Pensavo di finirlo, ma invece è ancora lungo.
Cazzo, io pensavo di essere al capitolo 5 e sono ancora al 4. Allora, altro che lungo. Infatti modifico anche il titolo della... Perché ho provato... Proviamo a finire Alone in the Dark. Me l'hai fatto, visto. Boh. Ciao Matteo. Sì, ciao Matteo, ho letto la chat. Ciao Marco. Ciao Simo. Sì. Amica mia. Ciao ragazzi.